Salve signori e signori, appropinquatevi, un video un po' meno short, ecco la versione meno short di un video della serie L'artista che ama le mostre e che a volte le mostre le fa. In questo caso un piccolo approfondimento sulle mostre di tre artisti, Robert Smithson, Alberto Giacometti e Cy Twombly. Robert Smithson al Micro di Roma, Alberto Giacometti a Houston e invece Cy Twombly a Boston. Dunque, per quanto riguarda Robert Smithson, l'antologica che gli viene dedicata al Macro di Roma, si tratta di una mostra antologica che, come ho detto anche nel video short, come dire, consiste soprattutto in un'indagine, ecco, sugli anni giovanili, in particolare gli anni dal 1960 al 1964 di Smithson, quindi quegli anni che poi preparano le maggiori opere di Smithson, che sono quelle legate più strettamente alla land art. Una su tutte, la famosa Spiral Jetty del 1970, realizzata nel Great Salt Lake. Inoltre, diciamo, a parte questo come dire, approfondimento sugli anni giovanili dell'artista, un'altra caratteristica della mostra è quella di ricostruire bene le fonti di alcune opere, in particolare di alcune opere, chiamiamole figurative, diciamo, di alcuni disegni che anche in un certo senso giocano con una certa vicinanza con la coeva al suo tempo pop art, quindi opere in cui diciamo, l'artista rielabora per esempio immagini tratte da riviste erotiche, ma anche altri elementi iconografici tipici della cultura popolare. Per quanto riguarda invece la mostra di Giacometti, è caratterizzata da una copiosa presenza di opere del grande scultore, circa 200 opere che si dispiegano nelle sale appunto del Museum of Fine Arts di Houston, se non erro, sì, a Houston. In particolare, diciamo, è presente anche una versione della famosa scultura Lené, che rappresenta forse uno dei maggiori punti di arrivo, diciamo, della trasfigurazione alla quale Giacometti ha sottoposto la figura umana, quindi in un certo senso una sorta di Picasso esistenzialista della scultura, ecco. Ma la mostra che ritengo questa personalmente, diciamo, da artista più interessante, è la mostra di, o comunque più stuzzicante, quella di Cy Twombly al Museum of Fine Arts di Boston. Perché? Perché in questo caso la mostra a Boston dedicata a questo grande artista americano, Cy Twombly, protagonista storicamente dell'espressionismo astratto, ma in un certo senso lui è andato anche al di là, ecco, dell'etichetta giusta, comunque da un punto di vista storiografico, di espressionista astratto americano. La cosa che rende diciamo interessante la mostra è la profonda indagine che viene fatta del rapporto tra Cy Twombly e l'antico e la civiltà mediterranea, e poi i tanti riferimenti anche alla mitologia che vi sono nelle sue opere. Opere certamente non figurative, a volte estremamente anti-iconiche, anti-figurative, ma che mantengono appunto, che cercano di rinverdire in qualche modo in una visione pienamente cosiddetta contemporanea, anche se, come proprio Cy Twombly scriveva in una corrispondenza, in una lettera, tutta l'arte è contemporanea e non posso che essere d'accordo con lui. Ecco, diciamo, nonostante le forme siano evidentemente completamente diverse, Cy Twombly è uno dei pochi artisti contemporanei, secondo me, che ha meglio compreso il senso profondo e appunto non l'esteriorità dell'antico. Quindi questo rapporto con la civiltà mediterranea, questo rapporto con la mitologia lo rendono, anche se nella mia modestia, diciamo, molto, ho una cattedra, uso una cattedra estremamente più bassa rispetto al grande Cy Twombly, però certamente questa è un'affinità che sento con lui, cioè questa continua relazione, questo continuo rapporto con le antiche civiltà mediterranee. Nel mio caso io vi appartengo anche dal punto di vista etnico, almeno ho questa come cosa in più. Al di là dell'ironia, certamente la mostra al Museum of Fine Arts di Boston rappresenta, diciamo, un capitolo quasi definitivo, nel senso, da un punto di vista proprio, come dire, conoscitivo, dell'artista, della sua poetica, del suo
modus operandi. È stato anche interessante in occasione della mostra l'idea di è stata interessante l'idea di esporre anche molti pezzi della collezione di antichità dell'artista stesso. Quindi vi sono appunto le opere di Cy Twombly, alcuni molti pezzi della sua collezione, della collezione privata di antichità, e poi invece anche pezzi diciamo relativi all'arte greca, bizantina, arte romana e del vicino Oriente, invece tratti da diversi musei statunitensi e non solo. Dunque, con questa mostra concludo questo video. Spero che questi video vi piacciano. Come sempre, vi auguro una buona serata e buona arte.